Amici che ci state guardando, oggi ci è venuta a trovare una bella signora, nonché Grazie. infermiera di lunghissimo corso. Lungo, Lunghissimo. lungo. Vabbè, poi lo diciamo. Maria Grazia Boscardini, Sì. presidente dell'OPI. Spieghiamo che cos'è l'OPI. È l'ordine delle professioni infermieristiche, è il nostro un ordine provinciale, quindi provinciale di Rieti. E tu sei la presidente da quanto, Maria Grazia? Quanto tempo? Allora, io sono una neopresidente, Neoeletta, allora neoeletta proprio, congratulazioni. grazie, a dicembre del 2020. In In pieno pieno. disastro della vostra professione, no, Beh, non sì, un solo. momento molto difficile e molto particolare, sia sotto il profilo proprio lavorativo che logicamente dal punto di vista anche del coinvolgimento Umano. umano, sì, questo tantissimo. Allora, terminiamo di parlare dell'OPI, diciamo quanti sono i componenti a Rieti dell'OPI? Allora, gli Tutti infermieri, iscritti naturalmente. logicamente sono tra infermieri e infermieri pediatrici. Abbiamo circa 1.700 iscritti. Dislocati in ospedale. Considerando che le nostre attività si svolgono sia all'interno di ospedali, si sviluppano anche sul territorio. Ma la figura dell'infermiere la ritroviamo anche nelle forze armate, nelle associazioni, cioè diciamo, ormai esiste anche l'infermiere di comunità che esprime la propria attività professionale sia all'interno delle scuole come all'interno delle famiglie. Perché è cambiata Sono comunque no? sì, La professione è cambiata. decisamente anche dal momento in cui si è costituito il sistema sanitario nazionale nel 1978, diciamo, si sono fatti grandi passi proprio per avere una maggiore fetta, diciamo, di approccio proprio con il paziente, perché per noi il paziente è una persona che va gestita dal punto di vista assistenziale sia sul territorio, sia in una RSA, sia in una comunità. Quindi, diciamo, i campi sono veramente tanti. Allora, proprio per questo noi siamo qui anche per parlare di una rubrica che partirà su Frontiera Cartaceo, sul nostro giornale diocesano, una volta al mese, quindi sarà mensile, a cura appunto dell'OPI, che a turnazione credo i vostri infermieri Sì, tratteranno per noi è alcuni. stata veramente un bel invito, una grande opportunità perché ci permette di comunque entrare in contatto con quello che per noi è l'utente paziente, è l'utente cittadino. Perché? Perché ci rendiamo conto che uno degli aspetti della nostra professione è anche quella dell'educazione sanitaria. E questo ci offre questa possibilità, cioè di manifestare le nostre competenze proprio per aiutare il cittadino, per aiutare l'utenza, per quelle che potrebbero essere delle pratiche che possono essere tranquillamente anche fatte a livello A casa, domiciliare, certo. esatto. Specie anche in un momento molto particolare, perché la realtà del Covid ha scoperto forse alcuni aspetti dell'assistenza, dove il cittadino in qualche modo, il paziente stesso, si è quasi dovuto reinventare pur di affrontare a volte delle problematiche. E consapevoli di questo, sicuramente questa diventa un'opportunità. Un'opportunità di aiutare, di essere utili attraverso domande, attraverso dubbi che possono venire necessariamente da pratiche che non sono usuali per nessuno, ma che per necessità, magari all'interno di una famiglia, delle persone sono costrette a dover affrontare, anche perché non sempre può arrivare anche Certo, l'assistenza domiciliare o anche come gestire, altri aspetti. abbiamo detto come gestire un malato a casa, ovviamente un malato Certo, domiciliare, certo. cose semplici, per esempio abbiamo pensato all'eparina, no? Sì, L'abbiamo già trattata, sicuramente, come esatto, quella somministrare. dell'eparina l'abbiamo, diciamo, affrontata come primo capitolo, non perché meno importante di altri, ma perché con il problema del Covid molti pazienti hanno dovuto affrontare il discorso della somministra dell'eparina a domicilio. E quindi una corretta informazione Come riguardo alla somministrare? somministrazione, alla gestione, quindi sia l'aspetto tecnico che
a quello che può essere anche l'aspetto di controllo post somministrazione, l'abbiamo ritenuto un aspetto molto importante, insomma, da far considerare alla persona che è costretta purtroppo a dover gestire un farmaco come l'eparina. Ma i nostri lettori troveranno anche cose apparentemente scontate per voi forse, però come misurare ad esempio la pressione in maniera corretta, certo, che certo. sia il più possibile coerente con la vera misurazione o non... Sì, sì, ma poi non è tanto lo scontato per noi, è aver capito, proprio sapendo com'è, diciamo, l'aspetto tecnico, quello che poi possono essere però le difficoltà che possono affrontare persone che non sono, diciamo, del mestiere certo. ma che con il nostro aiuto vogliamo in qualche modo agevolare in questa pratica, rendendoli pure partecipe di quello che possono essere determinate valutazioni da comunicare al medico o un infermiere di riferimento, logicamente, perché poi sono tutti parametri che vanno in qualche modo monitorizzati e poi trasferiti, logicamente, a quelle persone che in qualche modo poi sanno valutare e gestire quel tipo di parametro. Infatti parlerete solo di cose da fare a casa, da comunicare, sotto prescrizione, certo, che comunque consentono al paziente stesso, alla persona stessa, di monitorare il proprio stato di salute. Allora Maria Grazia, com'è cambiato, non possiamo non parlarne, com'è cambiato il vostro mestiere da in quest'anno orribile? Beh, sicuramente un mestiere che si è reinventato sotto alcuni aspetti, anche proprio con l'approccio verso il paziente, perché è sotto gli occhi di tutti l'inevitabile distacco fisico che abbiamo avuto tra quello che è la figura infermieristica e il proprio paziente. Per noi è fondamentale il contatto, per noi è fondamentale la parola, per noi è fondamentale la comunicazione come uno sguardo o un gesto, cose che inevitabilmente si sono modificate. Però non per questo non ci siamo voluti reinventare per creare di nuovo o comunque per cercare di mantenere questo contatto. Sicuramente diciamo, i mass media ci rendono partecipe magari di varie iniziative che sono state fatte, dal guanto pieno sì, d'acqua in maniera d'acqua. Tale, ma una metodica per esempio che abbiamo utilizzato anche anni indietro, magari mettendo dentro il guanto per esempio l'ovatta, sempre per lo stesso meccanismo. Ma per una questione umana sempre? La spieghiamo questa cosa, perché non tutti forse hanno letto la notizia, quella del guanto con l'acqua. Quello del guanto. Il guanto con l'acqua, diciamo, un po' calda, trasferisce quello che può essere il tepore di un contatto. Di un contatto che su un paziente che si trova in una situazione di isolamento, di fragilità. Logicamente in bilico, tra una situazione che può peggiorare, perché poi purtroppo in quelle situazioni la speranza è sempre il miglioramento, però a volte è anche tangibile un peggioramento. E in tutto questo siamo gli unici che diventano l'elemento contatto umano, e siamo noi operatori. E quindi creare quelle che possono essere anche delle modalità che creano il calore umano, il guanto con l'acqua, piccoli escamotage, per esempio in alcuni centri di terapia intensiva hanno messo gli operatori, gli infermieri, le proprie fotografie sopra le tute, proprio perché per far vedere il viso, perché per far capire che sotto quella mascherina, sotto quella tuta c'era un volto che loro potevano anche riconoscere. Abbiamo visto la pubblicità del contatto all'interno di una struttura per anziani, dove è possibile in quella maniera, anche se c'è un pannello di plastica, il contatto anche con un'altra persona, con la persona anziana. Perché è vero che sono stati di grande aiuto anche i mezzi informatici, il telefonino, sì, i tablet, assolutamente, la tecnologia. Però lo studio ci ha fatto, che è emerso, perché comunque nel corso di quest'anno questi aspetti si sono approfonditi, non davano quella sensazione del contatto umano comunque di cui invece le persone, freddo, no? Esatto, di cui le persone. Utile, però freddo. Quindi ci siamo ritrovati a essere noi quegli elementi centrali di contatto tra
il paziente e la famiglia. Ragazzi, te la faccio a te la domanda perché ci sei tu, quindi secondo te, cioè in questo periodo, non secondo te, ti sei mai portata a casa tutte queste sensazioni? Come fate la sera a scremare? Le sensazioni te le porti a casa, è inevitabile, ma il nostro lavoro è fatto così, perché noi lo diciamo sempre che la nostra vita è fatta anche di quelli che sono i nostri contatti con i pazienti, cioè li restano inevitabilmente, anche perché specie quando ci sono queste situazioni particolari, ma come è stato a suo tempo il terremoto di Amatrice, come sono state altre situazioni di calamità, inevitabilmente scatta dentro di noi quella necessità di pensare come attenuare questa sofferenza, come appunto reinventarci per creare quel clima che dà sicurezza, che dà tranquillità al paziente che assistiamo. Allora, tu mi hai detto che fai l'infermiera da 38 anni. Sì. Io avevo detto di lungo corso, ho detto no. Beh, insomma, ancora mi manca la pensione. Neppure corto, insomma. Sempre stata a Rieti? Che reparto no, stai no, adesso? No. Io ho lavorato anche in altre realtà, sia all'Aquila, sia a Roma. A suo tempo, nel lontano 86, anche ad Amatrice, quando c'era ancora l'ospedale. Poi a Rieti, in vari percorsi, devo essere sincera anche per mia scelta, perché devo dire sinceramente, nel mio lavoro quello che mi affascina è proprio la molteplicità di contesti che possono essere comunque toccati, con realtà anche diverse che investono i pazienti, però che poi penso che professionalmente arricchiscono tanto. Adesso che riparto sei? Attualmente in un ambulatorio di chirurgia senologica. Ah, ecco, da quanto tempo? Da circa ormai da più di 2 anni. A questo proposito, dato che chirurgia senologica, parliamo anche dello screening. Dell'open day. Sì, ma in questo periodo c'è anche l'iniziativa. Il bollino rosa, quindi colgo l'occasione per dire, siamo due donne, benissimo. Per dire alle donne che ci guardano che sì, benissimo il Covid, ma non di benissimo, nel senso c'è il Covid. C'è il Covid, ma non per rinunciamo. Non dimentichiamo assolutamente l'importanza degli screening, perché veramente noi abbiamo visto nel corso del primo anno, purtroppo, che si sono interrotte un pochino le pratiche per l'emergenza Covid, e si erano ridotti sicuramente gli screening sul territorio. Questo comunque qualcosa di negativo l'ha portato, cosa che non vogliamo assolutamente che si manifesti, ma anzi stiamo in tutti i modi diciamo divulgando questa sensibilità proprio verso il screening, affinché anche il paziente stesso possa entrare in ospedale in maniera tranquilla, perché comunque la struttura ma su tutto il territorio logicamente sono ormai ben sanificate, sono protette, quindi nessuna paura. Andate avanti, gli operatori ormai sappiamo come gestirci e come gestire la persona che arriva dall'esterno, per cui invito qualsiasi persona a non tirarsi indietro da quella che può essere la possibilità che viene offerta proprio attraverso gli screening senologico, ma anche in qualsiasi altro campo. Partiamo da quello, assolutamente. Sì, in quel settore adesso, ma assolutamente vale per tutte le patologie. Allora, abbiamo ancora pochi minuti, vedi che poi è volata. Le caratteristiche dell'infermiere, no, io non è che voglio sapere quelle proprio che servono, perché non credo che siano uguali per tutte, però qual è quella cosa che se tu non ce l'hai non lo puoi fare? Facciamo all'inverso. Certo. Cioè, se hai questa caratteristica non è per te. Ah, sicuramente molto altruismo e sensibilità. Quindi se sei, pensi solo a te stesso, se sei egoista non è che... È difficile entrare in quel rapporto di empatia che deve instaurarsi con il nostro paziente. Bisogna avere la sensibilità, bisogna avere quelle capacità che ti consentono di captare quei segnali che a volte il paziente trasmette anche senza parlare. Quindi devi essere un buon osservatore,
Devi avere anche comunque associate delle capacità tecniche, che quelle si sviluppano logicamente nei percorsi di studio, ma anche della continua formazione, perché noi abbiamo l'obbligo degli ECM, che è una formazione continua, perché la figura è anche un divenire, si modifica nel tempo, si arricchisce, ma rimane sempre aggiornata su quello che debbono essere le esigenze anche tecniche che dobbiamo affrontare anche per l'evoluzione scientifica in corso. Questo non possiamo assolutamente escluderlo. Ok, benissimo. Allora, grazie. Grazie a voi. Ricordiamo l'OPI, ricordiamo la rubrica mensile Frontiera, che inizierà dal prossimo mese. Dal prossimo mese, sì, abbiamo dato la nostra garanzia di partecipazione, quindi con molto piacere. I vostri articoli una volta al mese su Frontiera, che troverete in edicola dal venerdì in poi tutte le settimane. Poi logicamente aperti a qualsiasi proposta che possa venire. Suggerimenti dei lettori, tranquilla, dei nostri lettori. E questo anzi arricchirà ancora di più il nostro entusiasmo. Anche il nostro, che da giornalisti. Allora, grazie Maria Grazia. Grazie e a voi. Attraverso di te ringrazio tutti gli infermieri che in questo anno e sempre li voglio fanno ringraziare un lavoro. Pure io, perché veramente ci sei tu, ma rappresenti una di categoria tutti, di tutti veramente. Grazie a chi ci ha guardato.